Riccardo Ciancarelli della BB Film, che era la produzione. Lui mi accompagnava e faceva con me tutti i Q&A, così sono anche un attore, io e cinema internazionale. In certo senso nel mio nome già è iscritto il destino del cinema, perché Locascio viene da location, non so se lo sapevate. Location cinematografica, ovviamente. I produttori dicono che viene da Locash perché dicono che io voglio i soldi subito, però non lo so, da ora ho visto che Locascio viene da tutt'altro, dal Cacio Cavallo. Infatti mi chiamano, sì, vabbè, quello è stato, infatti dicevo sempre come ti chiami Burruano, perché anche se Burruano pure là nel cognome si può trovare qualche cosa, diciamo, a cui attaccarsi per prendere in giro. Però Locascio era Locascettone, Locascio Cavallo, Locasci Muoito. Ecco, il libro parla molto di morte, ma ora. Ma è un talismano, eh? Allora, Riccardo Ciancarelli, ma. Ecco, allora quindi uno assiste al racconto, all'esperienza di una donna che perde tutto di colpo. È stato facile per me associarlo invece a un documentario a cui ho partecipato, dove avevo conosciuto questo ragazzo che si chiama Nufu e mi aveva detto delle frasi che ci sono anche qui, che veniva dal Burkina Faso e raccontava appunto il fatto che lui non aveva mai visto il mare e quindi si trovava in questa barca così, di fronte a questa entità da attraversare, cioè, è nato questo incipit. Questi sono molto. Ebbe modo di vedere proprio la sera prima dell'incendio che devastò completamente la sua meravigliosa casa in campagna, così piena di ricordi che poteva quasi intendersi una sorta di sua memoria estroflessa o addirittura la sua stessa vita coricata in una sala espositiva di qualche galleria d'arte moderna. Uno struggente servizio giornalistico aveva Marina, insomma, visto poche ore addietro su quel migrante che lasciò il Burkina Faso per raggiungere l'Europa e si imbarcò così, solo e leggero, senza uno spicciolo d'oggetto in tasca, così com'era, seminudo sul gommone, senza nessun appiglio di passato né chiavistelli per aprire porte del futuro, senza nessuna padronanza delle più elementari nozioni di galleggiamento, figuriamoci di nuoto, venendo da un paese senza pozzi e senza mare, scarno, senza provviste, senza ricambi di mutande o calze o maglie, senza giacca a vento, nella speranza che a settembre si sentisse nella notte ancora il fiato, meglio il ringhio asfissiante del sole. Così tanto gli assomigliava, per la casa, una donna di un'età che non si chiede, che nelle fiamme che gridavano dalle finestre aveva visto farsi cenere tutto il suo mondo racchiuso in un luogo ritratto, tutto il tempo sfuggente che si aggrega e si addensa nei ricordi consolidati in oggetti, quadri, fotografie, vestiti, libri, carte, file di tre computer. Una donna costretta a inventarsi da adesso in poi tutto il tempo che viene a partire da una stanza vuota, anzi dall'assenza di mura intorno o pareti o appoggi, più niente poteva sostenere. Ed ecco si ricordò che quel ragazzo del Burkina Faso, che aveva attraversato parte dell'Africa e si era poi imbarcato sulle coste della Libia più crudele per raggiungere forse non spiagge dorate, ma spigoli e scogli bagnati dal mare, agitato da quel suo stesso sogno di ascesa fino al sommo della scala di un'esistenza altrimenti obbligata al sottosuolo in cui non smette mai la guerra, aveva detto quella frase ormai per lei così preziosa, più dei soldi, più di tutto il denaro che di colpo andava in fumo, quel pensiero di Nufu, dotato come lei in teoria solo di vita nuda a questo punto, quell'idea per cui partire senza niente non era segno di miseria, ma chiara dimostrazione di sovrumana ricchezza interiore, visto che tutto ciò che abbiamo intorno, possessi e beni e proprietà di oggetti accumulati negli anni, sono in fondo solo protesi del nostro corpo popolato e abitato dalla presenza invece di tutto ciò che sempre ci portiamo appresso, senza bisogno di altri recipienti o valigie, se non la nostra stessa mente che tutto accoglie e mantiene. Ecco il pensiero che avrebbe aiutato Marina, adesso così prossima a Nufu, a rendere fruttuosa questa perdita, contando sui raccolti nuovi che una stagione lunga della vita le avrebbe fin da subito accordato. Quell'istante lucidava più volte e volte. Così mi viene aberrante il fatto che qualcuno, un altro, non noi, sbarrisca se stesso e si o stravagare. Appena compiuti 4 anni,
Decisi di abolire la famiglia, nonostante avessi una fame da lupo e fossi da sempre attratto dalle carezze e dai baci. Essendo due le porte che si trovò di fronte, quando ormai il suo inseguitore l'aveva quasi raggiunto con la pistola in mano e per giunta esploso già qualche colpo che per fortuna non l'aveva intercettato, nonostante scarseggiasse il tempo per sostare e valutare quale aprire in quell'istante concitato, si fermò a osservare le maniglie, scegliendo infine quella che, meno imbrattata, non gli lasciasse l'unto sulla mano. La vita è sempre più giovane e perciò più forte del dolore, perché è il dolore che l'ha messa al mondo. L'ho conosciuta quando era ancora viva, ma l'ho frequentata soprattutto da morta.